Ci sono importanti novità per le casse del Comune di Adrano. Poco fa la Giunta Comunale dell'amministrazione Mancuso ha deliberato due delibere molto importanti, una sulle Nel Sole e una su Simeto Ambiente, che porteranno un risparmio cospicuo alle casse comunali, andrà a chiudere un debito che durava da anni. Sì, diciamo che questa è una storia molto lunga, che è anche politica, non solo amministrativa. Ricordo che nel febbraio del 2008, allora ero sindaco, mi sono dimesso da sindaco per presentarmi alle elezioni regionali, e la campagna elettorale del 2008 è stata improntata sulla questione che il comune era pieno di debiti. Una storia che è andata avanti per 10, 12, 13 anni, e dove io ripetutamente ho sempre chiesto a chi diceva queste cose di dimostrarlo o di invitarli a un confronto. Tutti evitavano il confronto e nessuno portava queste benedette carte che provavano i famosi debiti lasciati. Oggi, dopo due anni, questo sindaco prende le carte, da quando sono insediato, quindi dall'ottobre del 2021, le legge e capisce da subito, siamo stati in silenzio per molti mesi, quindi circa due anni, che debiti invece li avevano lasciati questi signori che professavano altro. E oggi si chiude una storia che non è una storia che dobbiamo dimenticare, è una storia politica, è una storia amministrativa. Quella amministrativa, meno male che è finita bene, perché questi signori ci hanno lasciato debiti a questa città per 28 milioni richiesti da Enel Sole, o meglio dai loro rappresentanti finanziari. 1 milione ci è stato chiesto da Enel Energia, perché non si pagavano le bollette. 5 milioni ci sono stati chiesti da Simeto Ambiente, perché non pagavano la spazzatura e i servizi di spazzatura. Se metti insieme questi numeri, c'è da rabbrividire: 28 milioni richiesti, 1 milione non pagati, 5 milioni con Simeto Ambiente per servizi non pagati. Dopo due anni di lavoro insieme ai legali che ci hanno supportato, agli uffici, oggi chiudiamo questa partita. La chiudiamo definitivamente. Quella che riguarda Enel Sole e anche Enel Energia, quindi un totale di 28 milioni richiesti, 15 milioni accertati e 1 milione di euro per bollette non pagate, la chiudiamo con 8 milioni. 6 milioni e mezzo li daremo martedì e poi 48 rate di 31 mila euro che onoreremo sicuramente. Con Simeto Ambiente abbiamo fatto la stessa operazione, abbiamo cancellato tutti i decreti ingiuntivi che erano stati fatti al Comune di Adrano, abbiamo chiuso la partita con 1 milione e mezzo di euro, anche questo dilazionato, ma il Comune oggi si libera di debiti importanti, che voglio essere ancora più preciso, partiti il 31-12 del 2008, ben 10 mesi dopo che il sindaco Mancuso è andato via. E quelli di Simeto Ambiente dal 2011 in avanti. Questa storia spero che ormai, considerato che da parte nostra non c'è nessun tipo diciamo di acredine nei confronti di nessuno, però la città deve sapere. La città deve sapere le bugie che sono state dette. Una parte politica che ha fatto su questo una battaglia. Oggi è la verità di Adrano, la verità dei cittadini, la verità di queste casse comunali che abbiamo finalmente risanato, e le abbiamo risanate in una maniera eccezionale. Per questo mi va di ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato, dagli uffici, ai legali,
agli assessori, ai capi settore che ci hanno aiutato e ai cittadini che hanno avuto pazienza anche nel stare lì a guardare, a vedere dove sta la verità.